Quest'anno si celebra la 50ª edizione della Giornata Mondiale per la Terra. Noi della Fuori Orario di Palermo da circa 8 anni festeggiamo questo evento all'Orto Botanico di Palermo. Purtroppo quest'anno, per ovvi motivi, il cancello di questo splendido luogo rimarrà chiuso e abbiamo deciso di spostare la nostra manifestazione all'interno delle nostre abitazioni e da qui, attraverso un canale YouTube, il giorno 22 aprile dedicheremo una serie di momenti importanti alla nostra terra e al nostro impegno per la salvaguardia del nostro pianeta. I video e i collegamenti streaming saranno anche visitabili dal canale Io Resto a Casa del Comune di Palermo. Quest'anno la nostra edizione sarà impreziosita dalla collaborazione di Sole Luna Doc Film Festival, che quest'anno compie i suoi 15 anni. E grazie alla loro collaborazione potremo goderci durante la giornata del 22 aprile fino al 26 di aprile una serie di film e documentari molto interessanti. Durante la giornata del 22 parleremo anche di alimentazione, di biodiversità, di fitopatologie e avremo anche dalle 18:30 in poi due collegamenti streaming. Uno con il giornalista Antonello Mangano, che ci parlerà di immigrazione, soprattutto in questi momenti di coronavirus, e poi un finale dedicato agli small sounds e ai paesaggi vuoti di John Cage. Ne parleranno insieme delle proprie abitazioni e ne faranno ascoltare dei brani Dario Oliveri, docente di musica moderna e contemporanea all'Università di Palermo, e Carlo Boccadoro, compositore e direttore d'orchestra. Per noi è un modo tutto nuovo di celebrare la terra quest'anno, ma speriamo che andrà tutto bene. Grazie.